Nessuna chiusura del corso stretto, ma un tunnel di protezione pedonale per permettere il passaggio in sicurezza, evitando così lo sgombero dei negozi nel palazzo di fronte dei residenti. Decisione assunta dopo il secondo sopralluogo effettuato dai tecnici del comune sul palazzo all'angolo di Via del Carmine. Intanto il coordinatore generale di commessa di asse centrale SCARL, Gianni Frattale, respinge al mittente però gli accostamenti tra il palazzo e i lavori dei sottoservizi. Tornando ai fatti, per il momento verrà chiusa la strada al traffico solo veicolare. Già un primo intervento dei vigili del fuoco sul palazzo al civico 135 aveva fatto rilevare delle criticità relativamente alla stabilità dell'edificio. Il comune per questo aveva chiesto alla proprietà delle ulteriori verifiche. Entro qualche giorno sarà realizzato il tunnel di protezione. Parallelamente, con apposita ordinanza, il comune intima in sostanza alla proprietà di effettuare la messa in sicurezza dell'edificio in tempi brevi. L'assessore Fabrizio Taranta sta seguendo l'evoluzione di tutta la vicenda. Ha chiarito che parlare di rischio crollo è eccessivo. Taranta ha voluto incontrare anche i commercianti del centro. In realtà, pure commercianti non interessati direttamente, avevano espresso solidarietà ai colleghi coinvolti e alcuni di loro si erano addirittura prestati per un sostegno economico in caso di eventuale chiusura. La vicenda del consorzio Filomusi-Guelfi è nota da tempo. A fine 2016 i tecnici del consorzio avevano evidenziato dei problemi derivanti a loro giudizio dal passaggio dei sottoservizi. Per lo stabile in questione c'è infatti una causa ancora aperta e solo al termine si potrà dirimere la questione. Fatto sta che già dopo la fiaccolata erano state messe delle transenne mobili per restringere la strada, un fatto che aveva destato delle preoccupazioni da parte dei commercianti. Anche per loro la principale preoccupazione è la sicurezza dei cittadini, ma di certo l'eventuale chiusura della strada o un pericolo imminente derivante dal palazzo di fronte avrebbero potuto decretare la chiusura di attività riportate in centro a fatica. Asse centrale però non ci sta e definisce l'accostamento in maniera diretta della vicenda del Palazzo del Corso ai sottoservizi indimostrato, strumentale e diffamatorio, sostiene Frattale. Il consorzio, si legge, è costretto a ricordare che esiste un procedimento giudiziario in corso che accerterà le effettive cause, al di là delle mere inverosimili ipotesi di qualche persona interessata. Esistono inoltre, sono consultabili, ricorda Frattale, le chiarissime conclusioni raggiunte dal perito nominato dal Tribunale in fase di accertamento tecnico preventivo, che ha escluso in radice errori e omissioni nell'esecuzione di quanto progettato dalla stazione appaltante, così come avvenuto in tutto il corso e in tutte le strade del centro storico interessate dai lavori, senza alcuna conseguenza per le centinaia di edifici adiacenti.